voglio affrontare oggi tre temi. Il più importante, perché ho scelto di lavorare nel non profit. Poi il secondo è le lezioni che ho imparato in questi 25 anni. E l'ultimo punto è un augurio per tutti noi. Perché ho scelto di lavorare nel non profit? Beh, un po' l'avete sentito, quando ero a 8 anni mia madre mi chiese cosa vuoi fare da grande e io dissi voglio andare in Africa a aiutare i bambini poveri. Avevo 8 anni, ma la vera consapevolezza di questo desiderio infantile arrivò più tardi, al cinema. Era il 1991, avevo 23 anni e andai a vedere Il silenzio degli innocenti. La storia fa così, c'è uno psicopatico assassino che rapisce Catherine, la figlia di una senatrice americana. Catherine ha le ore contate e solo lo psichiatra Hannibal Lecter, detenuto in un manicomio criminale per atti di cannibalismo, può aiutare l'FBI a risolvere il caso. L'incarico di contattare lo psichiatra in cella viene dato ad una giovane agente, aspirante agente, Clarice Starling. In un magistrale sovvertimento di ruoli è il dottor Lecter a interrogare Clarice per portarla alla verità di se stessa. Lei gli racconta che da piccola viveva in un ranch e una notte le era capitato di sentire gli agnelli belare di terrore prima del macello. Così si era alzata nel cuore della notte e aveva disperatamente tentato di salvarne almeno uno. L'aveva preso in braccio ed era fuggita con lui, ma era troppo pesante. Faceva molto freddo e non ci era riuscita. Il suo agnellino fu macellato. Da lì in poi, di notte, aveva continuato a sentire l'urlo di quegli innocenti, un incubo che sarebbe riuscita a tenere a bada solo se avesse fatto bene il suo lavoro e salvato la povera Catherine. Questa scena mi toccò nel profondo e mi fece piangere nel buio del cinema, perché l'urlo degli innocenti lo sentivo anche io. Era come se avessi sempre avuto la sofferenza del mondo dentro di me. È per questo che mi sono avvicinata al non profit ed ho scelto di fare questo lavoro, per lenire il mio dolore e salvare il mio agnellino. Il mio agnellino urlante ha avuto diversi nomi: Mukanyangesi in Ruanda, Takunda in Zimbabwe, Anup in Bangladesh, Gesim in Kosovo, Anita in Brasile, Salvatore a Scampia, Maria a Milano. Agnellini che noi semplicemente chiamiamo causa. Le persone di cui si occupano le nostre organizzazioni e che rappresentano il principale motivo per cui noi siamo qui oggi. Ora voglio condividere con voi le lezioni più importanti che ho imparato nel mio percorso, ovviamente facendo tanti errori, nella speranza che queste possano essere utili soprattutto ai giovani fundraiser. Nel 1997 mi diedero l'incarico di gestire la raccolta fondi, non ne sapevo niente. Mi ero laureata in scienze politiche e capii subito che la motivazione senza competenza non bastava, non serviva. E allora nel 1999, come in Odissea nello spazio, andai ad Amsterdam all'International Fundraising Congress per capire che cosa fosse il fundraising. Poi, quando nacque il Festival del Fundraising in Italia, grazie a Valerio Melandri, vi partecipai con molta assiduità. Professionalità per me voleva dire lavorare sodo, ma anche formarmi, aggiornarmi, studiare, leggere i libri e sperimentare. Pensare con creatività a quello che non c'era, a quello che mancava. Lo chiamavo tra me e me il marketing del buco e sapevo che tutte le volte che nasceva un nuovo metodo di pagamento allora poteva nascere una nuova opportunità di raccolta fondi. Sono stati i formidabili anni delle prime volte, primi mailing, la prima campagna SMS in Italia, il primo database, la prima telepromozione sociale, i primi co-marketing con le aziende, davvero anni formidabili. Facendo queste esperienze capii una cosa importante, che la prima regola del fundraising, ask, 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 era un po' un ultimo atto. Prima di chiedere c'era un verbo molto più importante da praticare, che era quello di domandare. Saper fare le domande giuste per comprendere le motivazioni del donatore. Perché dona? Da che cosa è mosso? Da quali valori e da quali bisogni? Dalla speranza, dalla protesta, dall'orgoglio, dall'appartenenza, dalla memoria, dalla fede o dal cambiamento? Motivi e bisogni che non cambieranno mai e che possiamo scoprire solo con il dialogo con il donatore e con la ricerca costante. In una parola, capì
l'importanza di mettere al centro il donatore. Poi a un certo punto divenni per la prima volta responsabile della raccolta fondi e della comunicazione. Avevo un mio staff e maggiori responsabilità. E capire che essere una fundraiser professionista non bastava più. Dovevo imparare a essere una manager che sapeva fare piani di fundraising, gestire una squadra, gestire il tempo, le priorità, i conflitti, controllare le mie emozioni e comunicare in modo convincente ed assertivo. Mi rimisi a studiare e feci un master in gestione e strategia d'impresa. In quegli anni capii una cosa importante, che non avevo solo clienti esterni all'organizzazione, cioè i donatori, ma che erano altrettanto importanti i clienti interni e che dovevo imparare a essere influente verso il mio team e verso i miei capi, verso il presidente, il consiglio direttivo, il direttore generale. Dovevo imparare a lamentarmi di meno e a sorridere di più e a trovare ogni giorno almeno un motivo per rallegrarmi e vedere il lato positivo delle cose e delle persone intorno a me. Capii l'importanza della semplicità e della narrazione. Capii che sciorinare le mie competenze tecniche mi rendeva solo una maestrina antipatica e non serviva a nulla. Capii che bisognava essere capaci di raccontare in pochi minuti, raccontare, non spiegare, quello che era stato il frutto di un lavoro di mesi, evitando le analisi complesse e i tecnicismi per arrivare al sodo, alla sintesi, agli obiettivi e ai risultati. Capii l'importanza di saper tradurre concetti complessi in metafore, definite già da Aristotele nel IV secolo a.C. il più potente strumento della retorica. Oggi ho il privilegio di essere la direttrice generale di Lilt Milano Monza Brianza. Oggi ho capito che non basta più né essere una fundraiser professionista né una manager del settore non profit. Quello che conta è aspirare alla leadership, perché ai nostri donatori e soprattutto ai nostri beneficiari non gliene frega niente di incontrare un bravo fundraiser o un bravo manager. Loro vogliono incontrare una persona autentica e appassionata della propria causa, un uomo o una donna libera e responsabile, che è in grado di vivere la propria vita con gioia, di seguire i suoi valori e di trasmettere i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue opinioni. Un uomo o una donna che non ha paura di mostrarsi per quello che è, con la sua storia, le sue fragilità e le sue imperfezioni, perché sono proprio quelle che impreziosiscono la nostra vita. C'è una canzone di Leonard Cohen che fa: c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce, che vuol dire trasformare le nostre ferite in feritoie, proprio come avviene nell'arte del kintsugi. Kintsugi in giapponese significa riparare con l'oro. La leggenda narra che il kintsugi fu inventato nel Giappone del XV secolo, quando un importante generale ruppe la sua tazza da tè preferita. I suoi servitori la inviarono in Cina per farla riparare, ma il risultato fu sgradevole. La tazza sembrava perduta, ma il suo cocciuto proprietario decise di ritentare la riparazione, affidandola ad alcuni artigiani giapponesi che riempirono le crepe con resina laccata e polvere d'oro. Il risultato fu strabiliante. La tazza rotta si trasformò in un gioiello. Il kintsugi ci insegna che non dobbiamo mostrarci né dei superuomini né delle superdonne, né superiori né invincibili, che non dobbiamo fingere di essere qualcun altro, né di essere perfetti, ma dobbiamo essere veri. Perché solo quando sapremo riconoscere ed esporre le nostre imperfezioni e i nostri errori, essi ci renderanno persone uniche e speciali. Ecco, per me la leadership ha molto a che fare con l'autenticità, con la verità di noi stessi, con la nostra identità e i nostri valori e con la nostra capacità di dire anche scusa, ho sbagliato. Chiudo il mio speech citando il celebre discorso che Marchionne tenne nel 2018 alla Bologna Business School. La leadership non ha un'unica soluzione e non si può ridurre a una teoria manageriale. È qualcosa di molto più profondo, che si evidenzia da un insieme di caratteristiche e comportamenti che hanno origine nella mente e nel cuore delle persone, nei loro valori. La leadership è assumere su di sé l'obbligo morale di partecipare al processo di costruzione del domani, sentire la responsabilità personale di restituire alle prossime generazioni
la speranza di un futuro migliore. È questo che rende la leadership un privilegio e una vocazione nobile. E allora, e adesso sono io che parlo, non più Marchionne, il mio augurio per tutti noi non è quello di ambire ad essere semplicemente dei bravi professionisti di fundraising o dei bravi manager del non profit. Questo è necessario e lo diamo per scontato, fa parte della nostra etica professionale. Il mio augurio per tutti noi è quello di essere persone autentiche e di sentire su di noi la nobile vocazione della leadership. Grazie, grazie, grazie a chi mi ha candidato e a chi mi ha votato, ma soprattutto a tutti quelli che mi vogliono bene e mi hanno aiutata a crescere.